Quando si parla di turismo, altro luogo comune è quello di dire ma il lavoro è a termine, il lavoro è precario, il lavoro è un quasi lavoro, questa è una cosa, un immaginario collettivo abbastanza diffuso. Bene, il 70% degli occupati hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, stiamo parlando di 646.000 lavoratori. E naturalmente c'è anche un peso significativo del lavoro a tempo determinato che è correlato ovviamente alle attività, alla stagionalità di molte imprese. Il part-time è indispensabile, ci sono molti lavoratori part-time, che è legato al tipo di organizzazione del lavoro, stiamo parlando di 570.000 lavoratori del turismo dipendenti e ovviamente senza entrare adesso nel dettaglio. Ora, chiuso il capitolo del lavoro, quindi abbiamo visto come è fatto il lavoro dipendente nel settore, le donne, i giovani, il fatto che il turismo anche in una congiuntura difficile contribuisce al mantenimento e in alcuni casi anche all'aumento dell'occupazione. Questo è un fatto che non può essere trascurato e ridotto così come a un fatto assolutamente marginale, è un fatto centrale se vogliamo rispondere al tema della crisi sociale in questo paese. E c'è il grande tema della produttività. Voi vedete, la produttività nel nostro paese è un problema di sistema. Noi abbiamo fatto 100 il totale economia, la produttività in questo caso è data dal valore aggiunto per le ore lavorate. Noi vediamo che nei servizi di alloggio e di ristorazione siamo fatto 100, 33 punti al di sotto di questa media. Naturalmente, il peso del lavoro come input della produzione è decisivo all'interno dei nostri settori e su questo si paga un prezzo in termini di produttività. Gli altri settori sono sotto questa soglia, la riga blu verticale, che è quello, diciamo, è la media Italia, ma su cui vorrei invitarvi a riflettere è capire se c'è una eccezione italiana in questo contesto. O l'eccezione italiana sta altrove, sta in altri settori della nostra struttura produttiva. E allora vediamo ad esempio il tema del valore aggiunto in Europa, in alcuni paesi europei naturalmente a livello di medie, l'Italia a livello di intera economia le barre blu e di qua abbiamo i servizi alberghieri e di ristorazione. Allora vedete che siamo sotto la media dell'Eurozona, presa come riferimento 100, siamo sotto la Francia nel caso del totale economia, siamo poco sopra la Spagna, siamo sotto la Germania. Se prendiamo il turismo, adesso uso questa parola turismo in senso lato, guardiamo che siamo ovviamente sotto la media dell'Eurozona, siamo sotto la Francia, ma siamo sopra la Germania e siamo più o meno in media con l'Unione Europea. Quindi, rispetto al resto d'Europa, a quando si parla di turismo si dice che le piccole imprese italiane frammentate non producono valore perché hanno solo così dispersi mille rivoli, però nel mondo invece le cose vanno diversamente, non vanno diversamente. Certi sistemi sono fatti più o meno allo stesso modo. Anche nel resto del mondo ci sono micro e piccole imprese nei settori di cui stiamo oggi parlando. Allora, questo quindi non esiste un'eccezione italiana, esiste però un problema serio che è quello della dinamica. C'è un declino lungo di 10 anni, ma anche qui non siamo soli, cioè andiamo peggio. Se prendiamo il turismo, noi abbiamo perso in 10 anni 18 punti di produttività, ne ha persi, la Spagna ne ha persi, scusate, abbiamo perso 12 punti, la Spagna ne ha persi 18. La Germania ha perso 9 punti, l'Unione Europea 7 punti, cioè vedete che nel resto d'Europa le cose non sono andate molto meglio che da noi. La produttività è un problema che c'è anche altrove nel nostro sistema economico legato appunto al turismo. Ma il problema più serio è quello di, almeno a mio avviso, e vi invito qui a una riflessione su questo. Il tema serio è che a livello di totale economia, mentre gli altri crescono, ma questo lo leggiamo sempre, lo si sa, gli altri crescono e noi siamo fermi. In effetti, noi siamo cresciuti di un punto percentuale in termini di produttività. Ovviamente la Germania è cresciuta dell'11%, l'Eurozona e così via. Ma guardando dentro, guardiamo che cosa avviene a livello di manifattura. Abbiamo visto prima che
il totale economia, abbiamo visto il totale il turismo. Guardate la manifattura. Se voi guardate la manifattura fatto 100 il 2000, noi siamo cresciuti in questo arco di tempo che si ferma, ahimè, per ragioni di disponibilità dei numeri, ma si può fare, non cambierebbe, sarebbero peggiori le cose se guardassimo oltre. Siamo cresciuti del 2%, la Germania del 29%, la Spagna del 13%, l'Eurozona del 19%. Allora c'è un problema di sistema, che è un problema che riguarda soprattutto, a mio parere, l'industria manifatturiera in termini di spinta verso la crescita della produttività nel paese. Allora noi abbiamo un sistema economico in cui ognuno dovrebbe fare la sua parte, dovrebbero tutti tendere a creare maggiore valore, che vuol dire maggiore ricchezza, ma anche maggiore lavoro. Qualcuno spinge sul lavoro, qualcuno deve spingere di più sulla produttività. Qui manca la seconda leva. Vengo adesso ad alcune riflessioni sul mondo della ristorazione, così in senso generale. Si parlava prima dello sviluppo del turismo internazionale, guardando anche a una parte al mercato interno, così noi vediamo che il mondo della ristorazione è entrato in un decennio di stagnazione e per alcuni aspetti anche di recessione, anche se, voglio dire, ci sono alti e bassi. Dopo un ventennio, trentennio di crescita, al di là della crisi del 92-93, noi ormai siamo in una fase di stagnazione e recessione, la crescita è piatta. Chiudiamo il 2012 con un -2,5 reale, in termini reali, che è, voglio dire, un valore importante per un settore come il nostro, che ha sempre avuto dinamiche positive, a parte quest'ultimo decennio. E abbiamo qui la dinamica del fatturato, un dato aggiornato, questa è una dinamica in valore, quindi al lordo dell'inflazione. Se scorporassimo l'inflazione, questo valore sarebbe ancora più basso, perché qui dentro c'è almeno un 2% di inflazione, che è la media del 2012. Ecco, un altro elemento di fragilità all'interno del settore, e lo prendiamo facendo un ragionamento di tipo squisitamente economico, come cambiamento del rapporto tra costi e opportunità all'interno del settore, è la forte crescita dell'imprenditoria immigrata all'interno del mondo della ristorazione. Ormai la quota è intorno al 12%, con alcuni picchi in alcune regioni. Questo solo per dire che se un settore comincia ad attrarre in modo forte imprenditoria straniera, vuol dire che ci sono alcuni problemi dal punto di vista della capacità di generare valore per imprese più strutturate. Sono soprattutto imprese ditte individuali, quindi meno strutturate, meno solide. Anche sui prezzi il problema della fragilità del momento si vede in termini di domanda interna. Il tasso di inflazione del mondo della ristorazione è di almeno un punto al di sotto di quello medio generale, e facendo da pandana a quello che diceva il collega Candido, vediamo anche nel mondo della ristorazione, qui i numeri sono molto più importanti, perché la dimensione del numero delle imprese come stock di imprese è molto più grande. Noi in 4 anni il saldo è negativo per 24.000 unità, nel 2012 il saldo è stato negativo per 9.000 unità, quindi da questo punto di vista la fragilità del sistema si vede tutta. Allora, come epilogo di questo ragionamento, chiudo velocemente in 30 secondi. Il primo è che il cammino della crescita, se di crescita si deve parlare, tutti ne parlano, si fa ripartendo sicuramente anche dal lavoro, e se si riparte dal lavoro non si può trascurare l'importanza di una politica per i servizi e dei servizi, guardando il peso che i servizi hanno all'interno dell'economia e all'interno del lavoro. Il secondo aspetto è legato alla produttività, e torno al punto di partenza: abbiamo come paese un problema di sistema, ma in qualche modo credo che soprattutto la manifattura non sta adempiendo a quello che è il suo compito, la sua funzione nel nostro paese. Il terzo aspetto è, pensando alla ripresa e quindi alla crescita, è che non possiamo pensare che tutto possa dipendere dall'export, benché
dentro l'export ci sia anche il turismo internazionale, e spesso questo si trascura, non si vede con una voce dell'export, perché la domanda interna è troppo importante e contribuisce molto nel bene e nel male alla crescita del paese. Allora la domanda interna deve poter riassumere un ruolo importante all'interno dell'agenda e della crescita. Vi ringrazio.